Bella a tutti raga da Lavos Rosso Nero e bentornati in questo nuovo video. Raga, mamma mia che rimonta. Non me ne ricordo una così, poi contro la Juventus da tanto tanto tempo. Ieri purtroppo non ho fatto il post partita perché ero fuori, l'ho vista fuori ragazzi, ero senza voce e non avevo tempo di fare il post partita. Ma oggi siamo qui con l'analisi, con le pagelle e con una goduria pazzesca ragazzi, non potete credere. Per chi mi segue su Instagram ragazzi avete visto le storie che ho pubblicato, mi chiamo Lavo-2084, quindi se non mi seguite ancora seguitemi lì. Mamma mia ragazzi, mamma mia che goduria. All'inizio non ci speravo per niente, infatti quando la Juventus ha segnato quei due gol in 6 minuti ho detto questa la perdiamo ragazzi, purtroppo è così, ma poi ragazzi il Milan si è svegliato, dopo il rigore ha veramente, ragazzi, ha distrutto la Juventus facendo 4 gol in 18 minuti, non mi ricordo una rimonta così ragazzi da tanto tanto tempo, poi per me che sono giovane, che partita ragazzi, che partita. Sembrava un po' il derby che abbiamo perso noi a febbraio quando siamo stati sopra 2-0 poi l'Inter ci ha recuperato. Questa volta è successo il contrario, cioè noi che abbiamo vinto la partita. Meno male ragazzi, la squadra quasi tutta perfetta e oggi faremo le pagelle, faremo l'analisi della partita. Quindi mi raccomando, se non sei iscritto ancora al canale iscriviti, attiva la campanellina, like al video, mi raccomando, condividilo e soprattutto fai iscrivere i tuoi amici che è molto molto importante. Mi raccomando ragazzi. Allora, iniziamo dal nostro Donnarumma. Che dire di Donnarumma? Allora, sul gol di Rabiot non può niente perché comunque è un tiro preciso che non se lo aspettava. Rabiot ha fatto un gol eccezionale proprio contro di noi, cazzo. Baghettaro, proprio contro di noi voleva fare quel gol lì. Vabbè, comunque è un tiro imprendibile, quindi Donnarumma non poteva fare niente. Sul secondo tiro, secondo me, è stato un po' sfortunato anche perché Ronaldo, quando ha segnato, gli è uscito un po' male il tiro. Donnarumma non se lo aspettava e l'ha sfiorata, poi è andata in porta. Quindi Donnarumma, gli do 6 ragazzi, gli do 6, non posso dargli insufficiente comunque perché secondo me le colpe sui gol non sono sue, la prima è un'azione personale di Rabiot fantastica, il secondo è un errore della difesa, quindi a Donnarumma do 6, speriamo che comunque nella prossima partita non prenda più gol. Donnarumma è il miglior portiere nella Serie A facendo riferimento ai clean sheet, infatti è il portiere che ha tenuto di più la porta coperta nel nostro campionato, quindi ti fa capire che Donnarumma è un grande portiere. Passiamo a Conti. Conti allora. Lui ieri ha giocato molto molto bene secondo me. Infatti i gol sono arrivati non dalla sua fascia, ma sono arrivati dalla fascia a sinistra, quindi da Theo Hernandez e da un errore difensivo centrale. Quindi Conti gli do 6 e mezzo. Veramente sta migliorando tanto Andrea Conti, sono molto molto felice. Spero di ricredermi sul suo conto e magari in un futuro che possa diventare il titolare del Milan. Io lo spero ragazzi, Continuo a pensare che è ancora un po' timido, però sta migliorando ragazzi, si merita il posto titolare. Tanta tanta roba Conti, ieri mi è piaciuto, non ha rischiato tantissimo su Ronaldo a parte un'occasione. E quindi a Conti do 6 e mezzo, grande partita per Andrea, deve continuare così. Centrali di difesa, allora a Kjær gli do 6 e mezzo. Allora, Kjær ieri mi faceva un po' ridere perché continuava a prendere pallonate, tipo, avrà preso 5 pallonate in faccia, è arrivato a fine partita distrutto, confusissimo. Gli do 6 e mezzo a Kjær perché a differenza del suo compagno è stato più sicuro. Sbaglia anche lui sul secondo gol della Juventus perché è un errore sia di Kjær ma anche di Romagnoli. Però secondo me è stato molto più sicuro del suo compagno che ha avuto qualche incertezza. Diciamo che Kjær in questo Milan è fondamentale, è un muro. Io continuo a pensare come Gazzini, sporca troia, non l'abbiamo ancora riscattato. 2 milioni e mezzo di euro, un difensore così che ti garantisce esperienza, prestazione. È una coppia secondo me molto molto buona con Romagnoli. A parte l'errore di ieri, ragazzi, il Milan non ha sbagliato niente per ora in difesa. Quindi perché non riscattarlo? Kjær, altra partita molto molto bella, 6 e mezzo. Romagnoli, un po' più impreciso, gli do 6. Anche lui, grave errore sul gol di Ronaldo della Juventus insieme a Kjær. Diciamo che mi è piaciuto di meno di Kjær, ma anche lui grande prestazione, non posso dargli un'insufficienza perché comunque si è ben preso due gol, però secondo me il secondo è soltanto colpa sua e di Kjær, il primo è un'azione personale di Rabiot, ve lo ripeto. Quindi Romagnoli lo 6, deve migliorare, speriamo nelle prossime partite di superare queste disattenzioni che possono costarci caro, soprattutto con squadre come la Juventus. Ieri ci è andata molto molto bene di culo anche, e molta fortuna e molta bravura. Ma in altre partite potrebbe andarci male, ragazzi. Quindi dobbiamo stare attenti e non fare più disattenzioni difensive. Quindi Romagnoli 6. Theo Hernandez, anche lui, così così ieri. Ha fatto un paio di sgaloppate nel secondo tempo che comunque ricordavano Roma, però in fase difensiva è stato un po', diciamo, come si può dire, disattento, ecco. Infatti
È lui che ha lasciato andare Rabiot verso la porta, infatti ha preso il tunnel, poi Rabiot si è involato verso la porta, quindi a Teo Hernandez gli do 6, non posso dare insufficienza anche lui perché comunque il Milan ha vinto 4-2, però anche Teo Hernandez si è impegnato, a parte con l'incertezza, Teo Hernandez ha fatto una partita normalissima, qualche sgaloppata, ha fatto lui il cross per Rebic, quindi anche questo qua è una cosa importante quando il Milan ha preso il rigore, quindi a Teo Hernandez non posso dargli insufficienza, gli do 6. Centrocampo, ragazzi. Mamma mia, centrocampo. Allora, che sì, voto 7 e mezzo. Mamma mia, che sì. In queste partite anche lui mi sta facendo ricredere e spero di ricredermi, ragazzi. Che sì, abbiamo capito che a centrocampo è fondamentale, ragazzi. È l'unico uomo di fisicità, è l'unico uomo che crea equilibrio a centrocampo ed è fondamentale in questo Milan. Ieri, da oltre, diciamo, non segnava da settembre, quindi siamo a luglio, non segnava da quasi 10 mesi contro il Genoa. Che sì, ha fatto il suo gol, il secondo gol in campionato, molto molto importante perché ha regalato il pareggio al Milan, che si sta giocando veramente bene, sta rifacendo rivedere i suoi inserimenti che l'hanno contraddistinto all'Atalanta e alla prima stagione al Milan, sta dando fisicità al centrocampo, che sì, è un giocatore fondamentale in questo Milan. Ieri ha tenuto bene su Bentancur, ha tenuto bene su Rabiot anche se ha segnato. Ha tenuto bene su Pjanic che era morto a fine partita, che sì era ancora che correva a fine partita, quindi Milan è in una condizione fisica stratosferica e che sì è uno di quelli che ne ha giocato di più di questa quarantena. Quindi 7 e mezzo per Frank, che sì deve continuare così, grandissimo che sì. Bennacer, anche lui molto molto bene, 6 e mezzo per Bennacer. Nel primo tempo così e così perché si faceva un po' trascinare dal centrocampo della Juve, Bentancur e Rabiot avevano un po' di supremazia. Nel secondo tempo cresce molto come tutto il Milan alla fine, dopo i due gol presi il Milan cresce tutto e si merita il 6 e mezzo perché anche lui è autore di passaggi smarcanti in profondità, è sempre il Bennacer che conosciamo, recupera tanti palloni. Crea gioco, dà passaggi smarcanti, fondamentali, quindi Bennacer è anche lui un uomo fondamentale per questo Milan. Purtroppo ieri si è fatto ammonire dopo tanto tempo, ma ci sta ragazzi, un giocatore dal fisico minuto come Bennacer per tenere comunque a centrocampo, qualche fallo deve fare, cioè qualche fallo deve farlo, quindi 6,5 per Bennacer secondo me è un voto giusto. Passiamo all'attacco, allora, giocava titolare Selemakers, che do anche lui 6,5, perché anche lui ragazzi sta dimostrando veramente tanto ragazzi. Tantissima roba per Selemakers. È un giocatore che io sottovalutavo, che in queste partite mi ha fatto anche lui richiedere moltissimo. Non dicevo che era scarso, ma dicevo che secondo me non poteva giocare titolare. E invece, ragazzi, mi sta facendo richiedere. Selemakers è un esterno a tutta fascia, infatti può giocare da terzino destro, esterno destro. Pioli lo sta facendo appunto giocare sulla tre quarti a destra e sta dimostrando tantissimo, ragazzi. Tanta corsa, sa calciare sia di destro che di sinistro, buona tecnica, tanto impegno, tanto sacrificio, tanto spirito come tutto il Milan in questo periodo. E Selemakers si merita un grande 6,5 e anche ieri ha messo in difficoltà Danilo, che comunque non era un cliente difficile, però l'ha messo in difficoltà. Quindi Selemakers si merita un bel voto, 6,5. Allora, Paquetá che partiva titolare, l'unica insufficienza, gli do 6 meno perché anche lui era un po' molle nel primo tempo, non dico che ha giocato malissimo, però era un po' molle, faceva un po' di falli, ha preso anche il cartellino, non creava particolari problemi in attacco, quindi Paquetá deve migliorare, un passo indietro rispetto alla Lazio a parer mio, e infatti al primo tempo è uscito ed è entrato Çalhanoğlu che ha cambiato la partita alla fine, come tutto il Milan nel secondo tempo. Quindi Paquetá 6 meno, non dico che è un passo falso, ma deve migliorare molto se vuole comunque rimanere nel Milan l'anno prossimo. Esterno sinistro giocava Ante Rebic, che alla fine però si è spostato in seconda punta. Ante Rebic, ragazzi, che dire anche lui. Primo tempo da 5, ragazzi, da 5. Secondo tempo da 8, 8 e mezzo. Quindi in totale gli do un bel 7, ragazzi. Un bel 7 per Rebic, che realizza il 4-2 che chiude la partita. Nel secondo tempo, ragazzi, ha fatto comunque ammattire la difesa. Continuava a fare con i suoi spunti in contropiede grandi pericoli. Ha procurato il rigore, ha fatto il gol del 4-2. Ha dato l'assist a Leao per il gol del 3-2 quando Rugani l'ha steso, quindi Rebic è un giocatore fondamentale. 10 gol, è arrivato in doppia cifra nel girone di ritorno, solo nel girone di ritorno ragazzi in doppia cifra, dall'Udinese ad adesso, quindi 10 gol in, siamo alla 32esima, 10 gol in 13 partite, tanta roba per Ante Rebic che è un punto fermo ragazzi. Dobbiamo tenerlo, ragazzi. Dobbiamo tenerlo assolutamente. Spero che Andre Silva rimanga lì, che sta facendo bene. Rebic deve rimanere da noi. È fondamentale, è devastante, importante. Mamma mia, Rebic, che partita! Voto 7 per lui ieri. Zlatan Ibrahimovic, l'eterno dio, dio Zlatan, che ha trascinato il Milan. Allora, che dire di questo giocatore? Anche lui, 7 e mezzo. Ibra è instancabile.
Ragazzi, non muore mai Ibra. Mi ha fatto ridere ieri quando nel rigore Ronaldo ha detto a Szczęsny: lo conosci, poi Ibra quando l'ha segnato l'ha spiazzato, tirato un rigore perfetto, ha dato un'occhiataccia a Ronaldo come per dire non ci provare. Quindi Ibra è eterno, ragazzi, è eterno Ibra. Poi è uscito dopo il rigore perché comunque ci stava, non hai 90 minuti nelle gambe, anche 38 anni lui, però dalla partita trascinava il Milan, diceva a Gigio parla, trascinava i compagni. Ibra è un grande, è fondamentale per questo spogliatoio, l'ha dimostrato anche se non da titolare, ma anche dalla panchina per dare carattere, per dare esperienza, quindi è fondamentale, ragazzi. E una cosa, ragazzi, sto iniziando a pensare che al Milan non serve più Ibra in campo, perché diciamo che stanno avendo di più una compattezza, una mentalità che si avvicina di più a una di quelle delle grandi squadre, capito? Cioè, nel senso, Ibra, secondo me, non è più fondamentale come prima. È sempre fondamentale per questo Milan, ma non come prima. Cioè, se all'inizio stagione, cioè, se a gennaio il Milan aveva assolutamente bisogno di Ibra, adesso può anche farne a meno, perché i calciatori stanno crescendo anche da soli, grazie anche al lavoro di Ibra, quindi alla mentalità che gli ha espresso Ibra a questi giocatori. 7,5 per Ibra comunque, che ha fatto una partita stupenda e nel primo tempo era l'unico che ci provava e ha realizzato il rigore del 2-1 che poi il Milan ha rimontato dopo fatto 3 gol. I entrati, ragazzi. Allora, vabbè, Calabria al posto di Conti, gli do 6 perché comunque è entrato bene. Krunic stessa cosa, 6 che ha dato fisicità al centrocampo, è entrato bene anche lui. Poi, ragazzi, Leao, chiamami e segno, Rafael Leao, chiamami e segno. Quanto ho esultato per il suo gol, quanto ho esultato. Voto 7 per Leao, anche lui è entrato molto molto bene, grandi spunti, ha realizzato il gol del 3-2 appena entrato, tanta tanta roba Leao, tanta tanta roba in questa partita ovviamente. Nelle altre partite è ancora un po' discontinuo, però deve continuare così, questo gol gli potrebbe dare grande morale, rimarrà anche lui di sicuro al Milan, a meno di clamorosi colpi di scena l'anno prossimo, speriamo che cresca ancora di più, secondo me le potenzialità per diventare un top player ce le ha, quindi ragazzi deve solo lavorare, metterci impegno e ieri questo impegno gli è valso il gol del 3-2, un gol che se lo merita. Chiamami in segno, Leao, voto 7. Poi, Calhanoglu, ve l'ho detto ragazzi, quando Calhanoglu cambia la partita. Molti mi direte, no, Calhanoglu è un giocatore finito, è un bidone. L'avete visto anche voi ieri, Calhanoglu entra e cambia la partita, perché ragazzi, un giocatore con quella tecnica nel Milan in questo momento che crea gioco, ha idee, comunque, come si può dire, ha giocate diverse rispetto agli altri compagni. Quindi Calhanoglu, voto 6,5 anche per lui. Ha cambiato la partita, ha fatto dei passaggi molto intelligenti che poi hanno fatto far gol al Milan, come quello di Kessié, come il passaggio per Hernández che crossa per Rebic e poi il Milan si procura il rigore. Quindi ragazzi, Calhanoglu per questo Milan è fondamentale, è un giocatore che deve sicuramente rimanere l'anno prossimo. Voto 6,5 anche per lui ieri, è entrato al posto di Paquetà. Poi, l'ultimo giocatore che è entrato è Jack Bonaventura, che anche lui è entrato molto molto bene, ha fatto l'assist per Rebic, voto 6 più, niente di che per Bonaventura, non ha toccato tantissimi palloni, però ha dato equilibrio al Milan, ha dato esperienza, in fine partita teneva molti palloni come tutto il Milan, quindi niente da dire a Jack Bonaventura, voto 6 più. Pioli, voto 8. Pioli anche lui, cioè nel senso allenatore in questo periodo è perfetto, continua a schierare una squadra in campo perfetta, con idee di gioco. Ha creato il suo vero Milan, l'ha detto anche lui in conferenza stampa. Io spero che Pioli per la prossima stagione, ora lo dico ragazzi, lo dico, spero che rimanga. È molto molto difficile perché sappiamo già Gazzidis che ha dichiarato quelle cose, ha detto che Ragnik sarà allenatore, direttore tecnico e direttore del, me del, del, sì, del medico, sì, una roba del genere comunque. Quindi sarà molto difficile che Pioli rimanga, ma io ci spero ancora e spero che la società cambi idea perché Pioli sta veramente meritando di rimanere nel Milan. A furia di prestazioni perfette, vittoria contro la Roma, vittoria contro la Lazio 3-0, vittoria contro il Lecce, pareggio in Coppa Italia con la Juventus, vittoria con la Juventus si rimonta 4-2. Quindi ragazzi, queste partite sono state veramente giocate molto molto bene e Pioli secondo me sta meritando la conferma. Il video si finisce qui ragazzi, spero che vi sia piaciuto, se fosse così lasciate un like e supporto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividetelo, mi raccomando, fatemi sapere voi le vostre pagelle, scrivetele qua sotto nei commenti, le leggo ragazzi, magari non tutte perché non ho tanto tempo, però le leggo, quindi scrivetele, fatemi sapere per voi chi era il migliore in campo, se siete d'accordo con me. Entra ragazzi, sempre Forza Milan, abbiamo vinto, che goduria, godo come un riccio, mamma mia, che partita, sempre Forza Milan, ci vediamo nel prossimo video, bella!